Poi opta per l'appoggio largo per Andreolli, che allarga per D'Ambrosio. Danilo può andare al cross, traiettoria centrale, dentro Osvaldo, mischia, ed è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Matteo Kovacic, il primo gol, in maglia nerazzurra. Lo fa con un tapin facile, 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 sotto misura, ma l'azione del cross dalla destra di D'Ambrosio, la girata di testa di Osvaldo, palla che rimane lì. E il professore la va a mettere in buca al minuto 28, in vantaggio l'Inter. Osvaldo, buono il controllo, colpo di tacco elegante per Kovacic che salta due avversari, solo contro il portiere, il pallonetto, gol! E che gol! E che gol!
doppietta del professore, e che gol al Meazza, e che spettacolo al Meazza, al minuto 33, doppietta del professore, ma che gol ragazzi, colpo sotto. Le due prime punte Toft e Gunnarsson, avanziamo con Kovacic, tocco laterale per Nagatomo, Yuto prova la percussione, attaccato da Björgvinsson, cross al centro, Osvaldo, e gol, 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 che stacco e che gol, il cross in corsa di Nagatomo, stacca perentorio Daniel Osvaldo, che mette in rete al primo minuto il gol del 3-0. Centro area, Osvaldo che chiama il pallone, finta e controfinta, guadagna il fondo, rinviene, palla giocata su Kovacic, piazza al destro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, il tris del professore, tutti in piedi per questa giocata di Kovacic, l'assist di Nagatomo, lui guarda dove è il portiere e dice perché far tanta fatica, la metto là, dritta dritta nell'angolino, ed è tris.
per Kuzmanovic. Bello il filtrante per Icardi. Si gira molto bene, e che gol! E che gol! E che gol! Gol! Maurito! Che giocata, controllo con alle spalle l'avversario, di tacco lo dribbla e palla a giro sull'angolo lontano, è il quinto gol, lo segna Mauro Icardi. Dentro per Jonathan per il movimento di Icardi, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, bellissimo, doppietta di Maurito, l'assist di Jonathan, minuto 34, ed è il gol del 6-0, doppietta di Mauro Icardi, gli ha messo una gran palla Jonathan, lui è stato bravo a proteggere il pallone.